Signore e signori, questo vuole soltanto essere un piccolo video di inframmezzo fra l'episodio 14 e l'episodio 15, in cui vi spiego un po' quelle che sono state delle decisioni prese per questa serie. Allora, il mondo è davvero, davvero vasto. E esplorarlo tutto come stavamo facendo fino a poco fa sarebbe stato davvero molto complicato fatto a schermo, diciamo. Quindi l'operazione svolta è stata diversa, cioè ho iniziato a esplorare off-screen buona parte di quello che mi circonda. Per esempio qui ci sono andato a finire nelle Termopili, ma non le ho esplorate perché ho pensato che sarebbe stato carino. Ma ho esplorato buona parte della baia di Cersei e il Golfo di Pandora. Se non erro, addirittura l'ho esplorato proprio tutto. Mi mancano queste zone a sud dove ci avvicineremo a un'altra quest. Quello che non ho fatto è stato toccare qualsiasi quest. Ce ne sono svariate. Alcune sono a tempo, alcune no. Penso che quelle al tempo adesso dovrebbero essere tutte morte e decedute. Fantastico. Quindi abbiamo alcune quest. Per esempio una indietro che penso fosse una specie di sorta di pre-order bonus. Vi era del... Dov'è il Re Cieco? Avevamo qualcosa del Re Cieco. Eccolo qua, il Re Cieco. Leggevo il Principe di Persia. Questa la possiamo tornare a fare a l'isola di base, Megara. Ho già dimenticato come cacchiarola si chiama. Come era? Megaride. Era qua il Re Cieco, il Principe di Persia. E quant'altro. Quello che sto tentando di fare è esplorare le cose che non hanno una incidenza molto grande a livello di trama, e onestamente hanno zero incidenza a livello di trama queste esplorazioni, però fanno progredire il personaggio, ci fanno fare dei level up, ora siamo livello 16 invece che livello 14, ci fanno fare un po' di denaro e ci fanno fare un po' di risorse. Le risorse è un discorso a parte, perché sappiamo tutti come funziona questo gioco e diciamo porta a un grinding estremo e che porta via molto tempo, a meno di voler spendere soldi, casualmente, e per ottenere risorse soprattutto per la nave, non solo, ma soprattutto per la nave. Ora, io personalmente penso che la nave e tutto quello che sono gli scontri marittimi siano una delle parti più noiose del gioco, personalmente parlando, non voglio criticarlo a tutto tondo, però personalmente la trovo davvero una parte noiosa e che non mi interessa portare avanti, ma mi uccide l'idea di non potenziare qualcosa, di stargli appresso, bla bla, ma questo vorrebbe dire ore e ore e ore, ore di tempo appresso alla nave. Quindi vi informo ufficialmente che la nave è potenziata al massimo. Questo non porterà nessun altro giovamento, ma ovviamente non è stato fatto con mie risorse. Le mie risorse non sono state toccate. Sono tutte al massimo. Com'è possibile farlo? È possibile molto facilmente con un programma chiamato Cheat Engine. Giocando al computer si potrebbe cheatare quasi tutto volendo. Molto raro che io utilizzi cheat per qualsiasi cosa, ma mi andava di essere totalmente trasparente. Quindi la nave non sarà più un problema per questa serie e esplorazioni continueremo a farle, ma off screen capiterà che, non sempre, ma ogni tanto, fra un episodio e l'altro, ci sarà un bel mazzetto di roba che esploro, che però non andrà a incidere sulla nostra storia. Detto questo, ci vediamo sul 15° episodio.